Ci eravamo lasciati con una faccia che era tutta un programma. In mezzo a quei coriandoli verdi e dalle urla di gioia dei Boston Celtics, Kobe stava soffrendo come un cane, solo, come spesso gli capitava di essere in quei tempi, a meditare vendetta. Anything is possible, anything is possible, urlava Garnett in mezzo al campo ed in preda a lacrime di gioia. Anything is possible era probabilmente anche quello che in cuor suo pensava e sperava Kobe uscendo da quella maledetta arena. Ma la squadra lo aveva convinto, non si cambia nulla, si continua con questi e si punta nuovamente al titolo. E se Dio vorrà, alle finals troveremo nuovamente questi qui e gli faremo il culo la prossima volta. Cominciamo a fare la conoscenza con tanti personaggi tuttora presenti nel panorama di una NBA ferma per l'epidemia globale del coronavirus. Eric Spoelstra si siede sulla panchina dei Miami Heat, prendendo il posto di Pat Riley, che tornerà a fare il presidente. Rick Carlisle diventa head coach di Dallas, sostituendo quell'Avery Johnson, reo di non essere riuscito a riportare i Mavs alle finals dopo il 2006 e di essere costantemente uscito al primo turno dei playoff. È l'ultima stagione per alcuni dei personaggi incontrati nelle storie precedenti. Si ritirano ufficialmente Cattino Mobley per problemi cardiaci, Alonzo Mourning, Dikembe Mutombo a 42 anni anche se di fatto si era ritirato già diversi anni prima, e poi Sam Cassell. Insomma, un pezzo di storia lascia il basket. C'è chi si dedicherà alla TV, chi alla panchina e chi, come Dike, alla sua Africa. Il draft è uno dei migliori di sempre in quanto a talento e porta in NBA il terzo italiano negli ultimi 3 anni. Dopo la prima scelta assoluta di Bargnani ed il primo giro del Bailey, entra alla numero 6 Danilo Gallinari, scelto dai Knicks direttamente dall'Olimpia Milano dell'epoca. Che se ne dica, è di fatto il giocatore italiano da cui ci si aspetta di più in assoluto, ma le prime stagioni saranno segnate da diversi infortuni che ne rallenteranno l'esplosione. Alla numero 1 Derrick Rose, scelto dai Bulls e crack clamoroso nei primi anni di carriera. Una carriera dannatamente segnata da quel maledetto infortunio in gara 1 di playoff 2012 contro Philadelphia. Sarà lui, ovviamente, il rookie dell'anno. Alla numero 3 Russell Westbrook, scelto dai Sonics di Durant e Jeff Green. Specialista difensivo inizialmente, ora sappiamo tutti che giocatore sia. Alla 4 Kevin Love, scelto da Memphis e ceduto poi a Minnesota in uno scambio di scelte. Alla 7 Eric Gordon, compagno ora di Westbrook a Houston, scelto dai Clippers. Alla 10 Brook Lopez, scelto dai Nets. Alla 18 JaVale McGee, scelto da Washington. Alla 24 Serge Ibaka, derivante da una scelta dei Suns, anche lui ai Sonics. Si forma quindi lo zoccolo dei Thunder 2012 con KD, Russ e Ibaka. Alla 34 Mario Chalmers, scelto da Minnesota e ceduto poi agli Heat. Sarà il play titolare e decisivo nel primo titolo del re. Alla 35 DeAndre Jordan ai Clippers e alla 45 una pescata, l'ennesima clamorosa, degli Spurs. Goran Dragic. Viene però ceduto dagli Spurs ai Phoenix Suns, dove fin da subito, figlioccio di Steve Nash, farà intravedere tutto il suo talento. Durante l'estate, per la precisione il 2 di luglio, i Seattle Supersonics trovano l'accordo da 45 milioni di dollari per spostare la franchigia ad Oklahoma City. Nascono ufficialmente gli Oklahoma City Thunder. Sempre in estate, più precisamente il 23 di luglio, il primo evento storico di questo tipo. Josh Childress, giocatore degli Atlanta Hawks, decide di accettare un contratto da 20 milioni di dollari per 3 anni all'Olympiakos. È il primo giocatore NBA che nel suo prime, viaggiava comunque a 11 di media in NBA, accetta l'offerta di una squadra europea ed abbandona la NBA. Ci tornerà proprio dopo i 3 anni trascorsi in Grecia e lo farà nei Phoenix Suns. Comincia la regular season ed i maggiori esperti pronosticano un rematch delle Finals 2008 fin dall'inizio. Non andrà proprio così, almeno non quest'anno. Andrò in rigoroso ordine cronologico perché gli eventi sono tanti, i record sono tanti e le cose da dire sono tantissime. L'11 di ottobre si gioca ad Indian Wells Nuggets Suns, quindi, ecco, si gioca all'aperto. Il 3 novembre i Pistons smantellano del tutto il roster del titolo.
Billups e McDyess vanno a Denver in cambio di Allen Iverson, giunto di fatto al termine della sua carriera. Il 10 di dicembre Carmelo Anthony segna 33 punti in un quarto, segnando ovviamente il record di franchigia per quanto riguarda i Denver Nuggets. Chiuderà soli 45 punti in quella gara. Il 25 di dicembre, il giorno di Natale, va in scena il classico rematch delle Finals dell'anno precedente. I Celtics ci arrivano con una striscia di 19 vittorie consecutive. Kobe, però, ci arriva con la mentalità da killer, da Black Mamba, e vince, terminando la striscia di Boston. 1-0, Kobe. Il 5 febbraio, altro rematch. I Celtics ci arrivano con 12 vittorie consecutive. Kobe però è spietato, altra W Lakers, 2-0 Kobe. Sapevate che sarebbe stato così, cari tifosi Celtics. Il 7 di febbraio LeBron James va in tripla doppia con 52 punti a referto, tripla doppia che gli verrà poi tolta per un rimbalzo assegnato invece a Ben Wallace. Sarebbe stata la prima tripla doppia ai 50 dai tempi di Kareem Abdul-Jabbar, 1975. Poi arrivò il basket moderno e di vari Westbrook, Harden, eccetera. L'8 febbraio i Lakers terminano un'altra striscia di vittorie. Questa volta a farne le spese sono i Cavs di LeBron, reduci da 23 vittorie consecutive in casa. Di fatto i Lakers battono in partite consecutive, entrambe in trasferta, i Celtics ed i Cavaliers, due squadre sopra l'80% di vittorie in stagione, fermandone le rispettive strisce vincenti. 3-0. Kobe. All-Star Game, l'Ovest vince facile, co-MVP Shaq e Kobe, in un momento revival da altri tempi. 4-0, Kobe. È l'anno di Nate Robinson, campione della gara di schiacciate. Non una gara esaltante, ma Nate vince contro Howard saltando Spud Webb, l'altro nano, vittorioso alla Dunk Contest. Il 19 di febbraio Kyle Lowry viene ceduto a Houston. I primi anni di Kyle furono decisamente anonimi. Il 22 di febbraio Steve Blake, allora play di Portland e visto successivamente anche ai Lakers, pareggia un clamoroso record NBA, 14 assist nel primo quarto contro i Clippers. Il 27 di febbraio i Celtics firmano Stephon Marbury, tagliato pochi giorni prima dai Knicks. Il 15 marzo i Suns segnano 154 punti contro i Warriors, terzo punteggio più alto nei tempi regolamentari nella storia NBA. Il 21 marzo Shaq diventa il quinto marcatore di sempre, superando Moses Malone, mentre il 10 aprile è il turno di Kobe, superare al 17° posto Charles Barkley. Prima di inoltrarci nei playoff, ci sono alcuni altri record da segnalare. Chris Paul segna il record NBA di 108 partite consecutive con almeno una palla recuperata. La striscia termina nella partita di Natale contro Orlando. I Celtics partono 27-2, miglior partenza nella storia NBA fino ai Warriors 2016. I Magic segnano 23 triple contro i Sacramento Kings il 13 di gennaio. Che ci crediate o no, si trattava del record assoluto. Kobe segna 61 punti al Madison il 2 di febbraio. Record. 5-0. Kobe. José Calderón termina la stagione con 151 liberi su 154. 98,1%. Record NBA. Rudy Fernández termina la stagione da rookie con 159 triple a referto. Anche questo, record NBA, perlomeno, fino ai giorni nostri. La regular season ha emesso i suoi verdetti. Ad Ovest i Lakers sono troppo forti rispetto a tutti gli altri. Terminano con 65 vittorie e ci si aspetta che arrivino alle Finals in modo tutto sommato agevole. Ma a tendergli un pericoloso agguato ci sono gli Houston Rockets. E direte, finalmente Houston con Yao e T-Mac arriva a contendere. Non fu proprio così. T-Mac non giocò gran parte della stagione e tutti i playoff a causa di problemi alla schiena. Yao giocò 3 partite di quella serie prima di infortunarsi. Era la squadra di Aaron Brooks, che molti di voi nemmeno conosceranno e che visse un periodo strepitoso in quei playoff. Luis Scola, e questo sì che lo conoscete, e di Meta World Peace.
Questa fu probabilmente la serie che convinse Kobe e Phil Jackson a prendere per la stagione successiva quel cagnaccio rognoso also known as Ron Artest. I Lakers sbrogliarono la matassa solamente a gara 7 grazie ad un strepitoso Gasol da 21 più 18. Fatti fuori i Nuggets di Melo, è di nuovo Finals. Ed ora attendiamo i Celtics o i Cavs. Non c'è nulla di più imprevedibile dei playoff NBA. La regular season ha visto il dominio del re ad est, un dominio che da lì al 2018 sarà costante, perenne e demoralizzante per tutti gli altri contendenti allo scettro nella Eastern. È e sarà il suo regno. Miglior record NBA con 66 vinte e 16 perse, primi due turni terminati 4-0 e 4-0. Dall'altra parte i Celtics, che terminarono 62-20, privi di Garnett, faticano e non poco contro i giovanissimi Bulls di Rose, Ben Gordon, John Salmons e Brad Miller. Gara 6 della serie, teatro dei 51 di Ray Allen, andrà addirittura al quadruplo overtime. Passeranno nuovamente a gara 7 e si troveranno di fronte i sorprendenti Orlando Magic. I Magic di Dwight Howard e Rashard Lewis, di Turkoglu e Mikael Pietrus. Boston avanti 3-2, Orlando vince gara 6 con 23 punti e 22 rimbalzi, di un Howard mostruoso. Dopo una regular season da 59 vittorie, trascinano Boston a gara 7. Si gioca al Garden, ma l'assenza di KG pesa troppo. Sarà la partita di Turkoglu. Chiude a 25 punti, 12 assist e 5 rimbalzi. Howard fa il vuoto sotto canestro. Chiuderanno a più 27 e più 26 di plus minus. È disfatta Boston Celtics, 101-82. Cavs Magic sarà quindi la finale ad est. Dwight Howard contro LeBron James. Il futuro è qui. È una serie bellissima, giocata a livelli stellari sia da LeBron che da Howard. Gara 1. Orlando fa lo scippo. In un finale memorabile, Rashard Lewis infila la tripla del più 1 a 14 secondi dalla fine. 106-107, 0-1 Orlando. I Cavs perdono la terza partita stagionale in casa. Sanguinosa. Gara 2. Turkoglu segna il più 2 a un secondo dal termine. Sembra finita, invece LeBron prende palla dalla rimessa e lancia la preghiera da 10 metri. Canestro. 96-95 ed 1-1. Si va ad Orlando, i Magic vincono di 10 gara 3. Gara 4. LeBron prima segna la tripla del meno 1 a 4 secondi dal termine e poi fallisce la tripla della vittoria sulla sirena. 116-114 Magic, 3-1. Clamoroso. In gara 5 a Cleveland il re va in tripla doppia e porta il tutto a gara 6. Gara 6 sarà dominata da Howard. 40 e 14 rimbalzi, 4-2. Gli Orlando Magic battono Celtics e Cavaliers ed approdano alle Finals. Il re ha lottato da solo in una serie terminata a quasi 39 punti di media. Per l'ennesima volta la squadra non è stata in grado di supportarlo. Sarà lui l'MVP della stagione regolare e Dwight Howard miglior difensore. Sono NBA Finals ed i Lakers si trovano, steso di fronte a loro, un bellissimo tappeto rosso verso Larry O'Brien Trophy. La strada è spianata ed effettivamente sarà così. Un 4-1 netto ed inequivocabile. 6-0 Kobe. Game, set and match. Anello numero 4 al dito per lui e numero 10 per Phil Jackson, il primo per Pau Gasol. Ha solamente 30 anni, una squadra giovane di cui è leader indiscusso ed altre stagioni per raggiungere la sua ossessione, i 6 anelli di MJ. Ma lo smacco subito dai Celtics nel 2008 è ancora lì. Lui voleva loro, con tutto il rispetto per gli Orlando Magic. La stagione 2010 sarà de facto lo spartiacque tra il decennio che va a concludersi, dominato dalla vecchia guardia, Kobe, Shaq, Garnett, eccetera, eccetera, ed il nuovo decennio della New Generation, quello di LeBron, Wade, Bosch, Brandon Roy, Durant, Rose, Howard, Stoudemire, chi più ne ha più ne metta. Il 2010 sarà una stagione stupenda sotto tutti i punti di vista. Vi aspetto qui per una delle finali più belle e combattute di sempre.